Quello che vi voglio mostrare adesso nella prossima oretta, cercherò di andare anche comunque il più spedito possibile, è quello di presentarvi un modo nuovo e per certi versi, secondo me, anche molto eccitante, molto interessante, di produrre creatività utilizzando un dispositivo che apparentemente non sembra estremamente propenso, idoneo a sviluppare creatività, e cioè un tablet. Nella fattispecie, in questo caso, stiamo parlando di un iPad Pro. Questo strumento, a differenza, per esempio, dei vostri laptop o dei computer con cui voi lavorate di solito, se da un lato, oggettivamente parlando, può avere delle limitazioni, abbiamo detto forse anche durante gli incontri di oggi, il tablet non riesce a sostituire integralmente, se non in alcuni casi, l'utilizzo di un laptop. Poi, meno che meno, riesce a sostituirlo nei confronti di chi usa un laptop per creare creatività e design. Sappiamo benissimo le esigenze e le problematiche che sono legate alla produzione di design con l'ausilio di un computer. Abbiamo bisogno di performance, abbiamo bisogno di una serie di caratteristiche che certo ci necessitano e non possiamo farne a meno e che magari non sono presenti su un tablet. Però i tablet hanno dei pregi incredibili. Il primo pregio è l'incredibile portatilità, cioè è veramente un oggetto che non facciamo fatica di per sé stesso a portarci sempre in giro se lo vogliamo. Non è ingombrante come un laptop, è molto più leggero e soprattutto è sempre acceso, immediatamente disponibile. Pam! Non è che devo riavviarlo o quant'altro. Non dispone tipicamente di una tastiera reale, per cui non è ingombrante. Veramente possiamo fare un utilizzo estremamente estemporaneo. In seconda battuta, adesso i tablet, come può essere in questo caso un iPad, hanno effettivamente delle prestazioni impressionanti per certi versi, cioè siamo in grado finalmente di utilizzare anche applicazioni che sono tipicamente power consuming, cioè richiedono potenza di calcolo. Quindi possiamo veramente spingerci adesso a usare un iPad per fare della creatività anche abbastanza complessa, utilizzando applicazioni di fotoritocco, di fotomontaggio, di disegno, di page layout, che ci cominciano a permettere di fare qualcosa di molto interessante. Un'altra cosa è che questi dispositivi sono sempre connessi tipicamente, un po' come senz'altro sono i nostri computer, ma questi a maggior ragione anche in mobilità, ci permettono di essere sempre collegati alla rete, quindi possiamo usufruire di un certo numero di servizi. In più, un'altra cosa che è fantastica è che questi dispositivi sono degli scanner portatili in realtà, cioè dispongono tipicamente di una fotocamera atta a riprendere, scattare fotografie, riprendere video di qualità sempre più elevata. Quindi la combinazione di tutti questi fattori rendono l'utilizzo di un tablet per certi versi più potente rispetto a quello di un laptop. Adesso c'è anche questo elemento, diciamo, anche la presenza di una penna in questo caso che è Apple Pencil, che mi permette di disegnare letteralmente sul mio tablet e di farlo anche con un grado di precisione notevole, oltre ad avere delle caratteristiche che lo accomunano, diciamo, questo dispositivo ad altri ancora più blasonati come quelli di Wacom, per esempio, per certi versi. Allora, quello che io adesso voglio fare insieme a voi è che incrociamo le dita che tutto vada bene, tu stai pronto a leggermi il microfono perché certo. Dopo poco devo per forza usare le mani, cioè un tablet è inevitabile, è quello di creare from scratch, come dicono gli americani, cioè da zero, un piccolo progetto grafico. Quindi io mi immagino che il mio cliente è un produttore di birra e mi ha commissionato un layout di una pubblicità per un nuovo prodotto che vogliono lanciare sul mercato. Voglio provare a fare tutto questo utilizzando esclusivamente un tablet, quindi partendo proprio da zero, e vorrei anche farvi vedere come l'utilizzo anche di servizi che sono connessi alla rete ci permettono di attingere a una quantità di risorse enorme che ci permettono di sviluppare il nostro progetto in maniera super rapida e super veloce. Quindi non farò, diciamo tra virgolette, un esecutivo, anche se per certi versi potrebbe esserlo, però è già un draft molto avanzato del mio lavoro. Poi vi farò vedere anche come questo draft istantaneamente con i servizi di Creative Cloud diventa istantaneamente anche un lavoro che io posso mandare in produzione. Allora, partiamo da zero proprio.
Quindi sono qua, magari sono seduto al parco chissà dove e sono qua con il mio tablet. La prima cosa che voglio fare è abbozzare l'idea che ho in testa di quello che deve essere il draft del mio progetto. A questo scopo Adobe oggi mette a disposizione un tool di strumenti secondo me veramente interessante. Il primo strumento che andremo ad utilizzare si chiamerà Adobe Sketch. Adobe Sketch è un programma che è un'app che serve per disegnare bitmap, come diciamo potremmo farlo con Photoshop per intenderci. Lanciamo Adobe Sketch e la prima cosa che vado a fare sarà quello di creare un nuovo progetto. Boom, eccolo qua. È un'applicazione, come un po' tutte le app per tablet o per smartphone, ha una caratteristica, cioè è molto semplice e immediato. E a me piace molto questo concetto perché io qui ho bisogno di buttare su giù rapidamente delle idee, non è che ho bisogno di fare chissà quali cose complicate. Sketch si basa, lo vedete sulla sinistra, abbiamo una serie di strumenti, in questo caso per esempio una matita, della cui dimensione posso molto rapidamente stabilire la grandezza, l'opacità e naturalmente anche in questo caso i colori. In questo caso vado a disegnare semplicemente con nero, come se avessi banalmente una matita e un foglio bianco su cui abbozzare il mio layout. La cosa che io trovo fantastica è che veramente adesso possiamo disegnare, come vedete, esattamente come se fosse un foglio di carta. Adesso io molto rapidamente, magari diciamo che voglio disegnare un personaggio dei fumetti, e posso proprio disegnare con grandissima rapidità e celerità. Oltretutto ho naturalmente a disposizione tanti altri strumenti, come per esempio un abiro, quindi che mi fa un segno diverso, piuttosto che in questo caso un pennarello che mi permette anche in questo caso magari di raffinare maggiormente il mio disegno, eccetera eccetera. Vedete che tra l'altro il segno grafico è veramente molto bello, e oltretutto la bellezza qui è che invece che lavorare su carta, anche se mi dà questa impressione, è uno strumento digitale, quindi per esempio faccio delle cavolate, non c'è problema, io con uno swipe con due dita, quindi uno scorrimento con due dita verso sinistra, annullo o ripristino quello che ho fatto, piuttosto che non con tre dita addirittura posso avanzare e retrocedere nella storia di quello che io ho realizzato, quindi posso ritornare in qualsiasi altro punto del mio processo grafico e riprendere un'altra strada, quindi non ho paura di provare, è bello proprio anche sperimentare. Bene, torniamo a noi, perché adesso voglio semplicemente buttare giù l'idea del mio layout, e per fare questo posso anche lavorare a pieno schermo e lavoro soltanto con la matita, perché la mia idea perversa che ho maturato in questo mentre è quello di dire ok, dunque il prodotto è una nuova tipo di bottiglia di birra. Bene, io voglio che quindi questa birra sia la protagonista innanzitutto del mio layout, quindi più o meno la metterò in questa posizione, più o meno centralmente. Diciamo che qua magari sarà l'etichetta, qua facciamo una bobina di questo genere, questo magari è il tappo, faccio una cosa veramente molto, come vedete, raffazzonata. Molto carino anche il fatto che l'inclinazione della matita in questo caso mi permette, lo vedete per esempio, di fare una cosa più sfumata, quindi si può veramente abbozzare qualche cosa di abbastanza carino. Come ripeto, stiamo semplicemente sviluppando un'idea. Ok, andiamo avanti. La mia idea è che voglio che questa birra sia diversa da tutte le altre, una birra che so con delle nuove fragranze o chissà che altro, quindi mi piacerebbe nella parte inferiore mettere una specie di popolazione di folla di piccole birre che magari possiamo ipoteticamente immaginare come la concorrenza, che è lì che guardano questa birrona gigante come se la venerassero, come fossero un dio. Allora diciamo che queste piccole bottigliette di birra le metterò qui alla base in questa maniera, più o meno una cosa di questo genere, tutte che magari un po' le guardano inclinate come se la venerassero e dicessero ma chi è questa nuova birra qua che è arrivata, che è così nuova, così innovativa. Qualcuno di voi secondo me sta pensando, scusa, sta delirando. No. Io la birra. Sì, forse a quest'ora una birrettina ci starebbe bene. Allora, senz'altro qua per esempio vorrò ideare il logo o il marchio, quindi sto facendo proprio tutto da zero. Qua magari ci sarà il payoff di questa pubblicità, metteremo, che so,
uno strillo tipo una birra diversa da tutte le altre, una cosa di questo genere. Qua probabilmente ci sarà anche una descrizione del prodotto, qua faremo un altro logo più piccolino, lo metteremo più o meno in questa posizione. Diciamo che semplicemente proprio ho buttato giù questa idea insieme a voi. Benissimo. Diciamo che l'idea c'è, adesso cosa devo fare? Devo creare gli asset, i contenuti che andranno a popolare e a creare questa mia idea. E quindi cominciare a fare una sorta di inizio, diciamo, di esecutivo. Allora, prima cosa che voglio fare. Diciamo che uno degli elementi narranti e fondamentali, diciamo, di qualsiasi progetto grafico in prima istanza può essere per esempio l'ideazione dei colori che andrò ad utilizzare all'interno del mio progetto. Allora, per fare questo utilizzerò un'applicazione che si chiama Adobe Capture, che io adoro fino all'inverosimile. Eccola qua. Adobe Capture, lo dice un po' la parola stessa, vi permette letteralmente di catturare tutto quello che vi circonda. Immaginate che quindi, tra virgolette, il mondo può essere per voi, qualsiasi cosa componga il mondo, una forma di ispirazione, una fonte di ispirazione. Quindi vedo un bel quadro, un bel fiore, un bel tramonto, una bella grafica. Qualsiasi cosa può diventare per me elemento di rielaborazione grafica per adattarla ai miei progetti. E il fatto che stia utilizzando per esempio un tablet, ma potrei utilizzare anche naturalmente uno smartphone, mi permetterebbe proprio istantaneamente attraverso la fotocamera di catturare tutto quello che vedo e di tradurlo in materiale per me da utilizzare nel mio progetto. Più difficile a spiegarsi a parole che non a farsi vedere, quindi vediamo dove voglio arrivare. Però prima c'è un antefatto. Guardate, diciamo, riesco a farvelo vedere così, nella parte superiore vedete che qua c'è un nome che dice Alberto. Allora, adesso io sotto i vostri occhi cosa faccio? Vado a creare quella che per gli abbonati di Creative Cloud si chiama una libreria di Creative Cloud. Immaginiamo che io quindi adesso faccio una libreria che si chiamerà, guarda caso, MGNZ. Ok. Cosa vuol dire adesso che ho fatto questo tipo di libreria? Vuol dire che adesso tutto quello che io faccio e che creo, che produco, va a finire lì dentro. Ma non va a finire lì dentro soltanto dentro l'applicazione Capture, va a finire ovunque io utilizzi un'applicazione di Creative Cloud. Quindi se io farò qualcosa qui dentro e produrrò qualcosa qui dentro e lo metto in questa libreria, sarà disponibile anche, per esempio, in Photoshop, in Illustrator, in InDesign e in tutte le altre applicazioni per mobile. Vediamo che cosa vuol dire. Allora, vi ricordate che la prima cosa che voglio creare adesso per il mio progetto sono dei colori, dei campioni colore da utilizzare. Bene, seleziono colore e tocco il pulsante più. In questo momento io potrei utilizzare per esempio la fotocamera, e come in questo caso del mio iPad, e vedete che a seconda della scena che io inquadro, lui determina quelli che sono i colori dominanti all'interno di questa scena e crea, lo vedete a sinistra, una palette cromatica sulla base proprio di quello che io inquadro. In questo caso non voglio fare questo, voglio fare una cosa ancora più carina. Perché? Perché per esempio la fonte può essere una foto che io faccio sul momento, ma può essere anche per esempio un'immagine che io ho già nel mio rullino fotografico, oppure potrebbe essere un'immagine che io mi vado ad acchiappare per esempio direttamente da Adobe Stock. Adobe Stock è un servizio di immagini royalty free che io posso utilizzare quando cerco per esempio un'immagine di un certo tipo. Quindi io, se per esempio scrivo birra bottiglia, in questo caso, e gli dico cerca, ecco che compaiono qualcosa come sono 30.667 risultati. Direi che probabilmente trovo... Per ciascuno c'è. Esatto. Quindi vado a vedere quelle che sono le immagini che mi possono interessare per l'attività che adesso vi farò vedere. Nel momento in cui seleziono un'immagine ho la possibilità di acquistarla e di utilizzarla direttamente da qui, quindi senza fare null'altro. In realtà io questa cosa qui l'ho già fatta e vado ad utilizzare, semplicemente prendendolo dal mio rullino, pip, 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 eccolo qua, un'immagine che
contiene, come vedete, una bella foto di famiglia, mi dovrebbe dire, per quanto riguarda birre. E come vedete, sulla sinistra è stata creata una palette cromatica che cattura i colori dominanti all'interno di questa scena. Colori che, intendiamoci, io posso poi andare a selezionare più nello specifico, semplicemente spostando questi cursori. Quindi in questo caso, poi io dico, bene, allora, questa palette mi piace e... come vedete la vado a registrare nella libreria MGNZ che ho fatto adesso e lo chiamo semplicemente tema colori 1, non ha importanza. Boom, ho creato la mia prima palette cromatica. Facciamone un paio d'altre perché per esempio mi piace anche questa immagine di queste due belle bottiglie di birra che mi sono preso da Adobe Stock. Ho bisogno per esempio dei colori tipicamente ambrati magari di una birra doppio malto, allora vado a campionare i colori di questa bottiglia e lo faccio in maniera così appropriata e nella misura in cui va bene gli dico ok, abbiamo creato una seconda palette cromatica, creiamone una terza perché mi servono anche quelli verdognoli diciamo tipici magari di una bottiglia dell'Heineken per capirci, ok. Allora, nel mio rullino, tricchete, vado a prendere, in questo caso sempre la stessa immagine, ma gli dico, ma allora mi piace questo colore e questo colore. Ok, questa palette cromatica direi che può andare bene. Tre palette cromatiche. Boom. Adesso faccio un'altra cosa insieme a voi. Dovrò probabilmente creare un logo, un marchio, un lettering, eccetera, eccetera. E unitamente a questo mi immagino anche di voler avere un elemento grafico che replica, diciamo, la silhouette di una bottiglia di birra. Allora, a questo scopo, lo step successivo è usare la sezione Shape di Adobe Capture, che vi permette di fotografare qualsiasi cosa, utilizzare qualsiasi immagine, convertirla istantaneamente in un'immagine al tratto vettoriale, come se l'aveste fatta con Illustrator. In questo caso faccio esattamente la stessa cosa. Ho già, diciamo, un'immagine che mi sono preso sempre da Adobe Stock, in questo caso, che è questa bella, diciamo, foto di, anche qui, di famiglia di tutte queste birre, bottigliette di birra. Boom. Nel momento in cui io tocco semplicemente l'immagine, lui mi fa la rappresentazione di... quello che rileva, diciamo, come contorno, posso aumentare o diminuire il livello di contrasto. In questo caso, per esempio, mi piace molto questa parte qui a sinistra, cioè questa potrebbe essere proprio la silhouette, il disegno grafico, diciamo, della mia birra. Gli dico ok, nel momento in cui gli dico ok, immaginate che io catturo qualche cosa, può essere che non tutto quello che catturo mi interessa. Allora, semplicemente vado, in questo caso con la mia matita, a rimuovere le parti che di questa grafica non mi interessano. Non mi interessano da che cosa? Dal processo che adesso avviene da parte di Capture, cioè di vettorializzazione. Cioè, letteralmente, questa che è una fotografia viene ridisegnata esattamente come se fosse disegnata con Illustrator. E quindi vedete che, boom, questo adesso è diventato una bellissima grafica. Immaginate quindi che attraverso questo strumento qualsiasi elemento grafico che voi vedete attorno a voi lo potete catturare e convertire per un vostro progetto. Andiamo avanti e ancora una volta gli dico registra. Boom, come vedete va tutto in questa famosa libreria, diciamo, di MGNZ. Adesso la cosa più divertente, quella che a me fa impazzire. Allora, mi servirà magari adesso anche creare un pennello pittorico molto particolare. La terza sezione di Adobe Capture, immaginate, siamo sempre all'interno di un'app, ma che ha sostanzialmente quattro sezioni diverse. Questa in particolare mi permette di trasformare qualsiasi cosa in un pennello, ma proprio qualsiasi cosa, cioè... vi faccio un esempio molto banale. Per esempio, vorrei creare un pennello che abbia un sapore molto organico, per esempio, un po' come se fosse una pennellata di vernice. Allora, a questo scopo, si può fare esattamente la stessa cosa. Io dico, creiamo un nuovo pennello e in questo caso, sempre diciamo dal mio rullino fotografico, mi vado a prendere, qua nei miei preferiti, ho preso proprio anche qui da Adobe Stock, gli ho detto cerca per favore un'immagine che sono macchie di vernice e tra le tante mi ha trovato questa qua, vedete tutta una serie di segni grafici
banalmente, ma immaginate che potete essere voi stessi che prendete un gessetto, fate un segno su un foglio di carta e lo fotografate, basta e avanza. In questo caso, tra i vari segni che io vedo qui, grafici, in queste macchie di vernice, magari mi piace questa qua bluastra, violetta qui, oppure anche questa, quello che vogliamo. Allora, innanzitutto, muovendo questo cursore, io posso aumentare o diminuire anche qui il contrasto per bruciare, per esempio, il fondo. In questo caso il fondo è bianco, io lo vado letteralmente a bucare. Dicendogli semplicemente ok, adesso con la mia matita vado semplicemente a delimitare quali di queste macchie di vernice voglio far diventare un pennello. E gli dico semplicemente questo. Gli dico adesso avanti. Boom! Praticamente è già fatto. E cioè, piccolo diciamo incipit e spiegazione. Noi possiamo creare pennelli per diverse applicazioni, in particolare per tre applicazioni con Capture. Una può essere la prima che vediamo qua in alto, cioè per Photoshop Sketch, che è il programma che ho usato io poc'anzi per fare il bozzetto che mi avete visto fare prima. La caratteristica di Sketch che mi permette di fare pennelli colorati mantenendo proprio la tinta originaria dell'elemento da cui essi provengono. Oppure può essere per esempio un pennello per Photoshop o anche un pennello per Illustrator. Quindi ognuno ha caratteristiche differenti. I pennelli di Photoshop sapete che sono in bianco e nero o tinte di grigio. I pennelli di Illustrator sono vettoriali. Quindi lui mi permette di creare da questo elemento qui tre tipologie di pennelli diversi. In questo caso scelgo quello per Photoshop Sketch perché è lì che lo voglio usare. E guardate che meraviglia. Cioè, guardate questo pennello come, spero si veda e si riesca ad apprezzare, ha questo sapore veramente organico, sembra veramente fatto di vernice. Ma non solo, posso anche modificarlo ovviamente. Per esempio, quello che state vedendo qui mi permette di definire quello che è, diciamo, la testa, la coda e il corpo del mio pennello. Vuol dire che quello che sta qua in mezzo viene stirato quando io faccio la pennellata, mentre la coda e la testa rimangono invariati. Questo vuol dire che se per esempio io volessi stirare anche la coda, porto questa linea oltre e vedete che ottengo questo tipo di risultato. La cosa veramente oltremodo fantastica è che questo strumento sente anche la pressione della mia penna. E questo io posso determinare quindi anche il modo con cui questo pennello si comporta. Per esempio posso dirgli, io più premo e più voglio che il pennello si ingrandisca. E quindi leggera pressione, maggiore pressione. Leggera pressione, maggiore pressione. E quindi faccio un segno grafico assolutamente non realizzabile con un mouse. E è super intuitivo. È super è proprio nel nostro DNA anche la maniera con cui noi in questa maniera disegniamo. Ok. In questo caso lasciamolo pure così com'è. Benissimo. Gli dico fine. Avanti, abbiamo fatto il nostro pennello, lo vado sempre a mettere nella nostra famosa libreria, vi ricordate? Non dimentichiamocela mai. In realtà non volevo fare questo pennello, ho introdotto e ho fatto questo pennello perché vi ricordate che il mio intento è quello di creare una folla di bottigliette di birra che stanno lì sotto a quella grande. Ok? Benissimo. Allora, facciamola questo pennello bottiglia di birra. Vado a prendere sempre quindi dal mio rullino e in questo caso vado a prendere ancora la famiglia di queste birre qua. Quale vogliamo prendere? Mi piace molto, diciamo, questa qua, di questo colore qua. E quindi gli dico, ok, vado a circoscrivere l'area che interessa, questa qua, e gli dico adesso semplicemente avanti. E voilà, ecco fatto, guardate, il mio bottiglia pennello o pennello birra, non so come chiamarlo. Anche qui andiamolo a modificare un pochettino per renderlo più fruibile ancora. Gli dico modifica. In questo caso voglio per esempio che non si distorca tutto, compreso l'etichetta, ma non il collo. Il collo voglio che rimanga, vedete, costante, grande costante. Nei valori predefiniti posso anche dargli una certa dimensione per farlo un po' più grande. Ecco fatto, quindi io poi farò tante birrettine in 448 utilizzando questo pennello. Andiamo avanti e anche qui, boom, lo registriamo. Hola, siamo già diciamo a buon punto. Andiamo avanti. Adesso la prossima applicazione che utilizzo
sono praticamente in realtà due applicazioni. Uno si chiama Photoshop Mix e uno Photoshop Fix. Fix e Mix, Mix e Fix, Chip e Chop, Speak e Span, cioè è un po' così. In realtà, diciamo, sono due piccoli Photoshop dentro il vostro iPad. In particolare, con Photoshop Mix, lo dice un po' la parola stessa, mix, mixaggio, mixare, vuol dire che è, diciamo, un piccolo Photoshop atto a miscelare e a fare fotomontaggio, quindi a prendere diverse immagini e a comporle tra di loro. Mentre Photoshop Fix, lo dice anche lì la parola stessa, lui aggiusta, lui ripara, è quello che, diciamo, vi permette di fare il cosiddetto, il concetto del fotoritocco. Quindi fotomontaggio con Mix, fotoritocco con Fix. Perché questo? Bene, perché ho preso in esame, diciamo, l'utilizzo come protagonista di una bottiglia di birra. Ci devo fare qualche ritocco sopra. Ok, oh, scusate che devo semplicemente collegarmi un secondo al mio account. Mi chiedo scusa. Ok. Eccoci qua. Allora, sì? Oh, mi sta avendo una palese. Grazie. Ok, allora questo via buttiamo perché non ci interessa. Allora, siamo in Photoshop Mix. Come vedete, diciamo, anche dagli esempi vi dà, diciamo, indicazione di a che cosa serva, diciamo, fare questo piccolo grande Photoshop. Facciamo un nuovo progetto e anche qui naturalmente mi chiede per favore qual è l'immagine che vuoi utilizzare in prima istanza, e io ho deciso di utilizzare questa immagine. Allora, vedete che nella parte bassa adesso ci sono tutta una serie di strumenti che mi permettono di intervenire su questa immagine. In particolare, la prima cosa che voglio fare senz'altro è un ritaglio, e quindi possiamo ritagliare la nostra immagine. Possiamo usare anche le dita, che non c'è nessun problema. Ok, così. Poi, diciamogli ok. Potrebbe essere, per esempio, che voglio dargli anche un look un po' diverso, magari senza sapere troppo un granché, diciamo, di correzione, posso magari aumentare un po' di più la saturazione per renderla, diciamo così, ancora un po' più accesa o più calibrata, diciamo, come colore. Altra cosa che senz'altro avrò bisogno di fare è scontornare, perché io voglio questa immagine su fondo trasparente e quindi scontornata. A questo scopo abbiamo proprio la possibilità di scegliere la funzione sagoma, e qui letteralmente c'è un po' la tecnologia di Photoshop, per capirci, e cioè lo strumento sagoma mi permette di utilizzare quello che è lo strumento di selezione al volo di Photoshop, per cui io semplicemente spennellando per esempio sul bianco, lui automaticamente va a selezionare tutto ciò che è simile al colore su cui io mi sto posizionando con il mio pennello, con la mia matita, scusate, e in questa maniera vedete che in 448 riesco a fare la mia selezione e a mettere quindi il mio oggetto su fondo trasparente. Perfetto, quindi ho già fatto quindi il mio scontorno molto velocemente, poi si può correggere, posso aggiungere parti, togliere, un po' come facciamo veramente con Photoshop. Altra cosa, adesso diciamogli pure ok, adesso vedo che magari potrebbe necessità di fare anche delle operazioni di ritocco, magari c'è uno sporco, qualche cosa da ritoccare, quindi la solita classico lavoro da timbro, per capirci. Allora, nella parte qui alta potete vedere, scusate, che c'è un'iconcina che dice Creative Cloud. Io lo seleziono e posso chiedere a Photoshop Mix di andare avanti, diciamo, a editare la mia immagine che sto elaborando con un'altra applicazione, e in particolare utilizzare una determinata funzione di questa applicazione. In questo caso vedete che lui mi dice fluidifica con Photoshop Fix. Fluidifica vuol dire che posso deformare, oppure correzione in Photoshop Fix, che è quello che io faccio. Quindi cosa succede? Si apre Photoshop Fix, apre l'immagine, io posso andare adesso a farci degli interventi, e quando gli dico che ho finito ritornerò in Photoshop Mix. Un po' esattamente come magari oggi succede quando, che so, siete in InDesign, c'è un'immagine
ci fate un doppio clic, lui apre Photoshop e vi permette di editare l'immagine, la chiudete e ritornate in design l'immagine aggiornata. Stesso discorso. In questo caso vedete che ho la possibilità di utilizzare proprio degli strumenti che sono tipici come quelli di Photoshop, in questo caso il pennello correttivo al volo. Semplicemente con la mia matita vado per esempio a spennellare questa goccia che non mi piace e lui in 448 me la toglie, me la elimina. Non voglio neanche questa goccia qui, via, la toglie, togliamo via anche quest'altra goccia. È il tipico lavoro di fotoritocco che fate con gli strumenti di Photoshop tutti i giorni, né più né meno. Piuttosto che non utilizzare per esempio il timbro, mettiamo caso che ho necessità di eliminare la parola design da questa etichetta, campiono quest'area e adesso con quest'altra vado semplicemente a rimuovere con la stessa tonalità la mia etichetta per esempio. Quindi faccio esattamente quello che siete abituati a fare con Photoshop tutti i giorni, con tutta probabilità. Nel momento in cui io ho finito, mi basta nella parte alta, vedete, toccate per salvare e tornare in Photoshop Fix, faccio così, blumfete, torno in Photoshop Mix e vedete che sono stati applicati gli interventi che ho fatto con Photoshop Fix. Quindi niente di particolarmente complesso, anzi molto interattivo. Quindi. Fatto questo, in questo caso chiedo semplicemente di salvare, in questo caso nel mio bullino, questa immagine, in maniera tale che adesso boom, ce l'ho da utilizzare in qualsiasi altro frangente. Giusto anche per farvi capire che stiamo parlando in questo caso di due app per mobile, ma due app per mobile veramente potenti e nel loro piccolo. Guardate per esempio come Photoshop Fix sia in grado di fare anche delle cose veramente per certi versi impressionanti. E diciamo che adesso faccio anche una cosa magari divertente. Apro questa immagine che tutti noi conosciamo bene e secondo me non ci ha mai convinto, non ha mai convinto nessuno di noi l'espressione della Mona Lisa. Vogliamo metterci mano? Bene, abbiamo la possibilità con Photoshop Fix, oltre ad avere veramente tantissimi strumenti di intervento, anche la funzione fluidifica, che sappiamo che ci permette di deformare la nostra immagine come se fosse composta da un liquido, quindi con tutte le dinamiche tipiche di un fluido. In questo caso addirittura io gli posso dire volto, cioè semplicemente gli dico guarda che qui dentro c'è un volto e lui automaticamente di questo volto riconosce dei punti notevoli che sono interessanti su cui andare a intervenire, per esempio gli occhi, il naso, gli zigomi, la bocca o il mento. Se per esempio vogliamo far sorridere un po' di più la nostra Mona Lisa, tocco semplicemente il punto notevole della bocca e automaticamente possiamo per esempio aumentare o diminuire la larghezza, piuttosto che non aumentare o diminuire il sorriso, ok? Piuttosto che so, degli occhi, vogliamo farla un po' più alla Rocky Balboa, piuttosto che non un po' più con un tocco orientale. E molto rapidamente, come vedete, posso fare degli interventi che atti a cambiare letteralmente l'espressione del soggetto, il tutto con questa immediatezza e semplicità. Praticamente fa tutto lui, ok? Allora, andiamo avanti perché c'è ancora... a che punto siamo quindi adesso? Dunque, ho fatto abbiamo creato i colori, abbiamo creato un disegno grafico della bottiglia, abbiamo creato il pennello della bottiglia, abbiamo ritoccato, diciamo, l'immagine più importante della mia bottiglia. Molto bene. Ci sarà anche senz'altro da studiare un logo, un marchio, un lettering, insomma, un qualcosa di questo genere. Allora, a questo scopo invece utilizzo Adobe Draw. Adobe Draw è, diciamo, Adobe Sketch, quindi serve per disegnare, ma è vettoriale, cioè quello che voi disegnate sono in realtà elementi vettoriali. E vi assicuro che è stupefacente, ripeto, anche lì, nella sua immediatezza e semplicità. Ed è giusto che sia così, perché, ripeto, qui noi stiamo lavorando, ricordatevelo sempre, con un tablet. La bellezza di lavorare con un tablet è proprio l'immediatezza d'uso e la semplicità d'uso. In questo caso io vado ad utilizzare, un po' come ho fatto per Sketch, diciamo, degli strumenti di disegno.
A me personalmente Adobe Draw piace veramente tantissimo perché mi permette di fare un segno grafico che è veramente meraviglioso. Guardate, diciamo, la bellezza di questo segno. Io, diciamo, sono dell'avviso che in questo senso non stiamo più usando, tra virgolette, un programmino che sembra un giochino, ma in realtà con queste cose qua io posso fare veramente dei lavori grafici di notevole interesse. Vedete? Adesso ho fatto anche qui, immaginiamoci, no? Sto semplicemente facendo un bozzetto di questa cosa qui, ma in realtà se io ingrandisco potete vedere che questo è un disegno vettoriale, quindi come tale ha tutte le caratteristiche per essere utilizzato per esempio già in produzione volendo, ed è quello che io tra poco mi accingo a fare. Ok, vi dicevo, voglio studiare più o meno quello che deve essere un logo. Allora chiudiamo pure questo qui che non mi interessa e diciamo così, cancelliamolo pure, facciamone uno nuovo, via. Ok, allora a questo scopo la nostra nuova birra si chiamerà Creative Beer, quindi la birra creativa. Quindi, allora, usiamo per esempio uno di questi pennelli, vediamo se fa il caso mio. Guardate subito anche l'interazione e l'utilizzo di quelle che vi ho detto essere le Creative Cloud Library, le librerie di Creative Cloud. Perché? Perché adesso è il caso per esempio di cominciare a utilizzare uno dei colori che io ho creato campionando le varie immagini. Allora, per fare questo vado semplicemente a toccare la voce colore e guardate cosa c'è qua che ho creato insieme a voi. C'è la libreria MGNZ, adesso andiamo a cambiare e la vado a selezionare. E che cos'è che c'è? Ci sono i campioni colore che io ho creato insieme a voi, pronti da utilizzare qui dentro un'altra applicazione che non è Capture. Tanto, come vi dicevo, le librerie di Creative Cloud sono comuni a tutte le applicazioni. Quindi, paf, io creo qualcosa dentro un'applicazione, dentro una libreria di Creative Cloud, quella cosa lì si ripercuote ovunque. E in questo caso potrebbe essere che magari io voglio utilizzare questo colore, piuttosto che non magari un colore un po' più acceso. Proviamo a fare una cosa del genere, divertiamoci un pochino a fare una cosa tipo Creative Beer, una cosa così. Poi non mi piace, tranquilli, possiamo cancellare tutto quello che vogliamo, rifarlo e ritoccarlo, magari ci piace un po' di più grosso, più piccolo, possiamo modificare un po' come vogliamo. Comunque vedete, in 448, boom, buttato giù quello che potrebbe essere un accenno, diciamo, del mio lettering. Adobe Draw mi piace da matti anche perché, per esempio, lavora a livelli, esattamente come Photoshop. Quindi, per esempio, io potrei avere, tanto per farvi un esempio, un livello di background dove scatto, che so, la fotografia di un logo, lo metto lì in semitrasparenza e me lo ridisegno con Adobe Draw, esattamente sulla falsa riga con cui noi utilizziamo Illustrator oggi. In questo caso utilizzo i livelli in maniera un po' più furba, perché la mia idea è quella di dire, ma vorrei creare per esempio un effetto di ombreggiatura su questo logo. Non ho un filtro dentro Adobe Draw che mi permette di applicare questo filtro. Me lo creo io attraverso l'utilizzo sapiente dei livelli. Perché? Seleziono questo livello, ho qui un piccolo menu che mi permette di dire per favore duplicalo. Boom, adesso io ho due livelli esattamente uno sopra l'altro. In questo caso lavoro su quello sotto e quello sopra lo nascondo che tanto non mi interessa. Se vado a selezionare un pennello qualsiasi e io premo leggermente, insistentemente su una zona che è già campita, è già colorata, io la riempio di quel colore. Quindi è un modo super veloce per, come vedete, andare a colorare qualcosa che è già campito. Quindi coloriamo questo tutto di nero molto rapidamente. Ok, c'è un piccolo sporchino qua, via. Ok, fatto questo, che cosa succede? Rivisualizzo anche l'altro livello e il livello sottostante ho la possibilità di spostarlo e quindi, così facendo, posso creare, diciamo, il mio effetto di
ombreggiatura che mi piaceva. E gli do l'ok, così do un po' più di stacco, diciamo, di questo logo. Boom, fatto. Prevedo che, diciamo, di questo logo io ne debba fare anche un'altra versione un po' più piccola, e la voglio accompagnata anche da, vi ricordate, il disegno della bottiglietta di birra che abbiamo trasformato vettorialmente con Adobe Capture. E allora basta semplicemente per me, lasciando selezionato questo, gli dico ok, guarda, questo qui per favore che ti seleziono me lo duplichi, e ne faccio un duplicato, così mi tengo due versioni diverse. Come faccio a pigliare quella grafica che ho fatto con Capture, metterla dentro in Adobe Draw? Posso sfruttare quelli che sono il righello virtuale. Noi abbiamo a disposizione letteralmente un righello che mi permette, vedete, muovendo semplicemente le dita, di per esempio disegnare delle linee perfettamente parallele, per esempio, così come sto facendo in questo caso, piuttosto che non premendo su uno di questi due pulsanti che servono per controllare il mio righello, posso anche mettere per esempio delle altre forme, come per esempio dei cerchi, per esempio, o piuttosto che non dei quadrati, piuttosto che non dei triangoli. Ok, in realtà io non voglio fare nulla di tutto questo. Perché? Perché il righello mi permette anche di appiccicare per esempio delle forme che ho dentro nelle mie librerie. Io vado a vedere per esempio qua nelle mie librerie, gli dico cambia libreria, e se tutto è andato bene, ecco qua che ho la libreria di MGNZ, e guardate caso cosa c'è lì dentro, la bottiglietta che abbiamo reso vettoriale. Quindi adesso non devo fare altro che posizionarla dove più mi pare piace, per esempio in questa dimensione, con il pinch to zoom, salute! Ah, ma qui c'è un lazzaretto in corso, eh? La posso posizionare per esempio, scusate, dove mi pare, della dimensione che voglio e anche del colore che voglio. In questo caso vado subito a selezionare magari quel colore verde scuro. Boom, io facendo un doppio tap, puff, appiccico letteralmente, quindi, come avete visto, la mia bottiglietta. Ops. Ok, facciamo pure sparire il righello. Fatto. Mi piace, non mi piace, fa schifo. Insomma, sto facendo una cosa così, quindi niente di particolare. Allora, primo step adesso. Abbiamo praticamente un po' creato quasi tutti, diciamo, gli asset che mi servono per creare il mio layout, quindi i vari elementi. Cos'è che mi servirà adesso per comporre insieme il tutto? La PlayStation? No, mi servirà un'applicazione di impaginazione, quindi di page layout. E incredibile a dirsi, abbiamo anche quella. Questa applicazione si chiama Adobe Comp. Comp da Comper, perché l'ho creata io. Magari. Assolutamente no, naturalmente. Adobe Comp sta, dice la parola stessa, per composizione. Allora, è fantastico questo strumento, perché sembra incredibile che si possa, vi assicuro, si potrei usare anche soltanto le dita anziché utilizzare la penna, i risultati sarebbero identici in questo caso. Mi permette davvero di creare un layout, oltretutto finalizzato a quello che vi pare piace, cioè finalizzato intendo dire un layout per la stampa, un layout di una pagina web, un layout di un'app per mobile, un layout proprio nel senso più generico del termine. In questo caso quindi la mia campagna pubblicitaria ha deciso che avrà questo layout, in questo caso quindi il layout è orizzontale, e questo quindi è il foglio bianco. Ora, come facciamo noi ad Adobe Comp? Vedete che non compare nessuna barra di strumenti per dirgli qua mettici un'immagine, qua una grafica, qua adesso voglio scrivere del testo. Dove cavolo sta? Non ci sono. In realtà è tutto basato su delle gesture, e tranquilli che c'è la guida che vi dice quali sono queste gesture. Gli dico guida ai gesti di disegno, e quindi lui dice vuoi disegnare un quadrato? Disegna un quadrato. Vuoi disegnare un cerchio? Disegna un cerchio. Vuoi disegnare un quadrato, un rettangolo con gli angoli arrotondati? Allora disegna un rettangolo e fai un cerchiolino in un angolo.
Oppure vuoi mettere un'immagine, fai disegna semplicemente una croce e lui capisce automaticamente cosa voglio fare. Guardate che è spettacolare, perché per esempio io voglio qui mettere un box immagine, benissimo, mi basta semplicemente fare una croce e lui capisce che qua ci voglio mettere un'immagine. Semplice, no? Banalissimo. Oppure, in questo caso, gli dico che voglio mettere che cosa? La nostra famosa bottiglietta. Ok, dove sta la bottiglietta? Gli dico, vattela a pigliare, in questo caso si trova sul mio dispositivo, eccola qua, puffete, ecco la mia bella bottiglietta. Naturalmente la facciamo grande quanto vogliamo e la ridimensioniamo come vogliamo. In questo caso vi ricordate che più o meno il mio layout era una cosa di questo genere. Notate anche che man mano che io sposto, per esempio, il mio elemento, compaiono che cosa? Quelle che noi tutti, secondo me, conosciamo, se usiamo qualche prodotto Adobe, le guide sensibili o intelligenti che mi aiutano ad allineare tutto quanto in maniera perfetta. Ok, bene. Adesso qua ci dovrò mettere, ricordate, le varie bottigliette, che stanno lì a guardare questa bottiglione gigante che emerge, no? Per fare questa cosa qui ricorro che cosa? Ancora una volta ad Adobe Sketch. Questo era il mio layout, adesso su un nuovo foglio mi accingo a disegnare questa popolazione di bottigliette di birra che deve andare a popolare la base, diciamo, del mio layout. Guardate tra l'altro proprio quanto sia anche qui semplice e immediato. Vado a selezionare in questo caso un pennello, gli dico vai nelle librerie, cambia libreria, prendi quella di MGNZ e chi è che c'è lì che mi aspetta? La mia bottiglietta di birra. Bene, io adesso posso disegnare tante bottigliette di birra quanto mi pare piace con la velocità di un fulmine. Ed è esattamente quello che vado a fare. Quindi diciamo che le mie bottigliette stanno tutte qua. Ok. Io qui ho fatto un errore e dato che non mi piace fare le cose male, che errore ho fatto? Siete grandi, vuol dire veramente che state seguendo. E allora, no problem ragazzi, possiamo comunque andare a modificare. Quindi vado alla voce migliora e zot, brucio il fondo. Se è un fondo regolare è facilissimo farlo da solo, se no ci sono comunque anche i pennelli con cui potrei anche scontornare io manualmente o più di fino il mio oggetto. Gli dico salva, ok, e adesso dovremmo essere già a posto, vediamo se è vero. È la prima volta che lo faccio questo, quindi rullo di tamburi. No, non ancora, forse non si è ancora aggiornato. Andiamo a vedere. Andiamo a cambiare semplicemente libreria. Guardate per esempio, giusto anche per farvi vedere, diciamo, quante cose si possono fare. Andiamo, cambiamo libreria, prendiamo la mia personale. Questo sono io. Posso fare tanti piccoli mini me, per esempio, mi sono fotografato e ho fatto questa cosa qua. Andiamo a vedere se riusciamo a riprendere aggiornato. Perfetto, ok. Torniamo indietro e facciamo quindi le nostre birrettine, così. Velocissimo, molto irregolare. Ok, possiamo anche cambiare colore, cioè magari possiamo dare, che so, una tinta diversa, ecco le birre invidiose che sono rosse per esempio, piuttosto che non che cosa? Cambia libreria, prendi quella di MGNZ e utilizziamo per esempio le tinte che abbiamo creato con i nostri campioni colore. Ok, diciamo che una cosa del genere può andare bene. Boom, chiudo e ho fatto. Torniamo adesso, vi ricordate, in Adobe Comp. Stiamo ancora facendo quindi il nostro impaginato. Dobbiamo adesso semplicemente posizionare
il nostro stuolo di birrettine. Il fatto che io abbia creato attraverso i servizi di sincronizzazione questa cosa fa sì che, addirittura per capirci, io potrei anche cambiare iPad, potrei andare a usare, che so, il vostro o usare il mio iPhone. Queste cose ci sono già presenti. In questo caso, cosa faccio? Vado a prendere nei miei file personali, vedete che ho che cosa? Posso attingere a tutti i miei documenti di Photoshop Sketch, in particolare c'è questo che sto sviluppando ed è questa proprio l'immagine che voglio inserire. La legge e naturalmente la andiamo a posizionare debitamente come fondo. Voilà, ecco fatto. Bon, andiamo avanti, diciamo, a sviluppare il tutto. Adesso gli dico, vi ricordate cosa dobbiamo mettere adesso? Senz'altro il logo, per esempio. Anche qua potrei anche fare semplicemente una cosa di questo genere, guardate. Innanzitutto una cosa abbastanza furba che mi impedisce di fare dei danni è dire, per esempio, questo elemento qui, che è un elemento di fondo, gli dico per favore bloccalo, così non rischio, per esempio, di toccandolo, di fare delle porcherie. Qua adesso faccio una semplice croce per dire, ehi, guarda che qui ci voglio mettere un'immagine. Quale immagine? Anche qui, dai miei file personali. Quindi non andrò più adesso a leggere i miei file di Photoshop Sketch, ma di Illustrator Draw. E se tutto va bene, ecco qui il logo di Creative Beer che mi aspetta. Apro questo file e andiamolo a inserire. Per esempio così. Ora, del testo. Come si fa a dire ad Adobe Comp voglio mettere del testo? C'è proprio una gesto ad essa dedicata. Tirate una riga con un punto finale. E questo è per lui il modo di dire qui voglio mettere semplicemente una riga di testo. Faccio un doppio tap e naturalmente scriviamo il nostro payoff. Quindi diciamo una birra diversa da tutte le altre. Wow! Pensate che veramente potrei essere in sala d'attesa dal dentista e sto sviluppando con il mio tablet tutto questo lavoro. Potevi essere al mare, che era il dentista. A me piace fare queste cose, per cui almeno mi allieta l'attesa. Al mare magari sto fermo proprio come una lucertola a prendere il sole e basta. Allora, una cosa che per esempio noi designer e grafici non possiamo senz'altro rinunciare è avere un cospicuo controllo tipografico su quello che stiamo facendo. E una delle cose a cui non possiamo ancor meno rinunciare è l'utilizzo di font. Voi dite, sì, però sull'iPad che font ci potranno mai essere? Se ti va bene, magari ci sono le web font. Niente di tutto questo, perché io tocco il pulsantino relativo alle opzioni legate al testo, quindi, e guardate che cosa possiamo fare. Al di là di quelle che sono le convenzionali allineamento epigrafe, bandiera sinistra, destra o giustificato, posso avere anche accesso a una libreria di migliaia di font, perché l'abbonato di Creative Cloud ha accesso ai servizi di Typekit. In pratica io posso accedere a queste migliaia di font, se non mi bastano quelle che ci sono, gli dico semplicemente aggiungi. Come vedete mi collego ai servizi di Typekit e io qui ho migliaia di font da selezionare. Font di alta qualità, perfettamente compatibili con le vostre applicazioni, provenienti da diverse fonderie, da diversi autori. Per esempio, filtro. Per esempio, vediamo di cercare soltanto i grassetti, per esempio. I grassetti e magari anche soltanto bastoni. Boom. Ho applicato questi due filtri e lui adesso mi rappresenta tutte le font che hanno queste caratteristiche. Andiamo a cercarne uno che mi aggrada, che magari non ho già acchiappato. Per esempio questo Stensiletta Solid, lo seleziono, ok, gli dico questo lo voglio e questo pure. Vado adesso in Adobe Comp ed ecco qua il mio font Stensiletta Solid, che è quello che volevo. Naturalmente corpo, quello che vogliamo, mi basta muovere questo cursore a lato e vedete che posso tranquillamente andare a
posizionare e a ridimensionare il font come mi pare piace. Anche qui puoi naturalmente cambiare colore, livelli di trasparenza, eccetera, eccetera, eccetera. Non ho finito. Vi ricordate per esempio che qua magari sto progettando di mettere una didascalia, quindi faccio semplicemente una cosa così e lui me la fa in bella copia, per così dire, automaticamente mi mette il blocchetto di testo finto, che naturalmente anche qui posso cambiare di corpo, posso cambiare di testo, posso editarlo e metterci ovviamente un testo reale. Andiamo avanti, perché se stiamo per completare la nostra opera, qua invece ci voglio mettere, vi ricordate, l'edizione del logo con anche la birrettina piccolina. Benissimo, me la vado a pigliare anche qui nei miei file personali, trick e tracchete, eccolo qua, apriti sesamo, e ci mettiamo quindi la nostra loghettino qui. Mi sembra, diciamo, abbastanza carino, non trovate? Quello che però forse mi dà leggermente fastidio, forse è anche fin troppo bianco. Mettiamo che ci voglio mettere magari una tinta di riempimento sul fondo, ma non una tinta qualsiasi, un qualcosa che qui con un sapore un po' pittorico. Ritorniamo nuovamente in Adobe Sketch e vi faccio vedere una cosa secondo me superlativa, ed è questa. Togliamo pure questa roba qua. Guardate questo strumento e voglio che notiate una cosa. Io adesso faccio una spennellata, questo è un acquarello. Cosa state notando? È un acquarello che imbeve la tela e la inumidisce, quindi si espande. Se io vado per esempio a scegliere un altro colore, guardate come i colori si miscelano tra di loro. Cioè, pazzesco, sembra veramente tela. Se io premo poi il ventilatorino che c'è lì a fianco, asciugo istantaneamente la tela e quindi congelo questa azione qua. Zuc. Vedete? Cioè, si fanno delle cose meravigliose. Cioè, l'artista che c'è in voi griderà violentemente urra, urra. Allora, andiamo indietro. Perché uso semplicemente questo strumento in maniera molto grafica per fare per esempio un fondino magari più o meno di questo colore qua, molto tenue. Anche qui con la mia penna posso inclinarla e calcando maggiormente posso aumentare o diminuire questo effetto. Ok, quindi ho creato semplicemente questo fondo e adesso vado nuovamente in Adobe Comp e diciamogli che voglio inserire dai miei file personali un'immagine. In quali file? Quelli di Photoshop Sketch, di questo progetto, questo qua. E glielo piazzo qua dentro. Ok. Bello, eh? Ah, non state scherzando, sarà mica bella una boiata del genere. Qual è il problema, ovviamente? Ho appiccicato questa cosa sopra tutte le altre. Tocco e comunque Adobe Comp, semplicemente muovendo questo cursore, mi permette di spingere in profondità quello che avete selezionato. Quindi se lo voglio mettere più sotto, vedete che progressivamente il mio fondino va sotto tutti gli elementi man mano che io muovo questo cursore. Cioè, questa cosa qui io la vorrei anche in Photoshop e in Illustrator, veramente, perché è veramente immediato. E così ho creato questo semplice fondino. Ok? Ora, la bellezza è che quindi io ho creato, come avete visto, partendo da zero, attingendo a risorse che stanno nella cloud, quindi nei miei servizi, tutto quello che avete visto, proprio creato veramente da zero, ex novo. Cosa succede se però questo, che è un semplice bozzetto, è un draft, quindi io lo voglio far diventare un progetto vero e proprio che io voglio finalizzare, per esempio, per la stampa, per esempio, o per qualsiasi altro tipo di utilizzo? Io mi arrabbiavo come una bestia tutte le volte che quando facevo magari il consulente o il grafico, perché ho fatto anch'io il vostro mestiere, mi dicevano, ma tanto a te col computer basta schiacciare un tasto e la cosa è fatta. Ora, che resti tra di noi, ma fare quello che adesso io vi ho detto comporta proprio la pressione di un tasto. Perché? Guardate,
seleziono questo semplice pulsante qua in alto e gli posso dire, per favore, manda questo lavoro qua al mio InDesign. Che cosa succede quindi? Che tutto quello che io ho creato viene spedito nei servizi di sincronizzazione di Creative Cloud e sul mio computer, ovunque esso si trovi, quindi ovunque esso sia, improvvisamente, quasi per magia, vediamo, voglio fare come MasterChef, vedete, ma io non ho toccato nulla, sta partendo InDesign sul mio computer e InDesign automaticamente apre questo progetto. Quindi io torno in ufficio, accendo il computer e voilà, ecco che il mio progetto è qua che mi aspetta, da finalizzare in InDesign. Non è una figata? Allora, già che ci siamo, porca miseria, aspettate, già che ci siamo, adesso torna, spero. Aiuto dalla regia. Lui è attaccato, eh? Arriva. Ok, chiedo scusa. Ok. Quindi vedete che ci sono tutti gli elementi esattamente come se io l'avessi disegnato con InDesign, né più e né meno. D'accordo? La voce? Allora. Quindi io adesso potrei finalizzare il mio lavoro, quindi completarlo, ridefinirlo in tutti i suoi particolari, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere una cosa che io ritengo sia anche questa qui fantastica, e cioè in InDesign noi possiamo letteralmente pubblicare online qualsiasi tipo di progetto. Quindi posso avere un impaginato, posso trasformarlo istantaneamente in una pubblicazione consultabile online. Ma non solo questo, posso anche eventualmente arricchire il mio impaginato di elementi multimediali, quindi potrei per esempio inserire video, audio, pulsanti che alla pressione fanno qualche cosa. In questo caso, giusto per velocità, vi faccio vedere due cose molto banali, tipo seleziono in questo caso il logo e voglio che quando questa pagina compaia il logo compaia con un effetto di movimento dall'alto verso il basso, quindi a comparsa dall'alto verso il basso. Vado nel pannello animazioni e gli dico, ok, per favore fai che questa cosa qui voli, diciamo, dall'alto. Mi fa vedere il tragitto, qua mi viene simulata quale sarà l'animazione che fa e io sono già a posto. Potrei fare anche, per esempio, una cosa analoga su questi due elementi, li raggruppo e questi qua li faccio volare, per esempio, da destra. No, non dall'alto, ma da destra. Ok, da così. Puffete. E poi questo testo qui gli faccio fare invece un effetto un po' più carino, tipo pulsazione. Boom, 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 boom. E poi determino anche la sequenza. Voglio prima questo, poi quest'altro, eccetera, eccetera. Per capirci, posso vedere in anteprima come sarà questa cosa qui e questa sarà l'animazione che avviene quando io andrò a pubblicare la mia pubblicazione. Ma la cosa fantastica è questa, io posso istantaneamente pubblicare online, cosa vuol dire? Guardate, premo questo pulsante magico che dice pubblica online, lo chiamo MGNZ e gli dico ok. Cosa succede? La mia pubblicazione viene sparata sui servizi di pubblicazione che Creative Cloud vi mette a disposizione e mi restituisce che cosa? Un semplicissimo hyperlink, cioè un collegamento che io posso, per capirci, mettere nel corpo di una mail, mettere nel mio sito web, mettetelo dove volete, alla sola pressione, click, quindi di questo collegamento, io vedrò, si aprirà il mio browser e il mio browser mi farà vedere esattamente questo. E io l'ho pubblicato online, semplicemente così.
Immaginate che questa cosa qui può essere vista, per esempio, anche a pieno schermo, può essere anche embeddata dentro una delle vostre pagine del vostro sito web. Oltretutto, poi, ovviamente, potrebbe essere anche, giusto per farvi vedere una cosa un po' più elaborata, eccolo qua. Questa, per esempio, è un'altra pubblicazione online che ho pubblicato, diciamo, esattamente con la stessa metodologia. Vedete che sono pagine sfogliabili, dove abbiamo elementi interattivi che entrano. Possiamo mettere anche del video. Possiamo mettere pulsanti per fare, per esempio, una gallery fotografica. Può essere visto tutto a pieno video. E come vi dicevo, può essere anche incluso all'interno, per esempio, di un iframe all'interno di un sito web, quindi pubblicato all'interno, diciamo, di una pagina, diciamo, del vostro sito. E questo fa sì che quindi la pubblicazione e la distribuzione, quindi, della vostra pubblicazione sia istantanea, proprio letteralmente immediata. Perfetto, puntuale come uno svizzero. Grazie mille. Grazie. Allora, 15 sono morti nel frattempo per eccesso di stanchezza, però ringraziamo voi tutti per esserci stati, speriamo che sia stata una giornata utile per aprirvi la mente, per nuovi strumenti, per nuove idee. L'editoria è molto distante dall'essere morta. Come dice, potranno morire altre persone che lo fanno. Ma come diceva Einstein, la mente è come un paracadute, funziona solo se si apre, quindi... Ottimo. Buona serata, ci sentiamo attraverso tutte le cose.